amici, buongiorno. Ben lontano dalla cloaca massima romana, nella quale stanno annaspando i peggiori miasmi, i peggiori cattivi odori, le cose più assurde, e stanno annaspando i politici di ogni genere, di ogni razza, mi ritrovo sul greto di un fiume, di un torrente di montagna, la cui acqua è derivata dal disgelo delle nevi e da delle sorgenti in alto che contribuiscono ad alimentarlo. L'ultima barzelletta è un po' che non sto facendo considerazioni, diciamo, parapolitiche, dopo l'ebbrezza, diciamo pure la sbornia che mi sono preso dopo i risultati delle amministrative, che, badate bene, non avevano alcuna valenza politica, come aveva preannunciato il nostro beneamato ex premier, a proposito del quale, obbligato ora ai referendum inerenti, tra le altre cose, il legittimo impedimento, sportivamente cosa ha detto? Ma tanto non cambierà nulla, tanto non avranno alcuna valenza politica. Ma questo ci sta, ci fa o ci marcia? Io credo che, sinceramente, ne è convinto, lo diceva l'amico Montanelli, diceva, quello che dice, anche se sono le bugie più bugiarde, le più ridicole, lui nel mentre le dice ci crede e di conseguenza se ne comporta diciamo in relazione, e poi il giorno dopo le ha dimenticate e parla con altre barzellette. A questo proposito vorrei dire, il nostro fra poco ex premier si ingarbuglia, si attriga, si annoda in tutto quello che dice, perché non ricorda mai quello che ha detto mezz'ora prima, e di conseguenza si smentisce e conferma, in poche parole è alla fracchia, nel marasma più assoluto, tutto annodato, e intorno a lui ci sono ancora dei yes men, come si dice con un termine molto appropriato in inglese, e ci sono pochissimi, però questi pochissimi stanno diventando molti di più, che si stanno affrancando da questa politica non politica assurda, che apparentemente è costituita da 300 e passa deputati, eccetera, ma che fa capo ed è diretta da uno e uno soltanto. E questo è pericoloso, perché se quell'uno e uno soltanto ha qualche problema, diciamo, neurologico, come si potrebbe anche ipotizzare visto l'atteggiamento, e chiaramente cosa succede? Che l'Italia è nelle mani di uno psicopatico, nevrotico, ma ai posteri larga sentenza. Per intanto vi saluto dal greto di un bel torrente di montagna. Forse ne sentirete sullo sfondo il rumore, o forse prevale il rumore sulle mie parole. Comunque è un video che ho diciamo provveduto a rigirare dopo qualche giorno di pausa dalla ubriacatura che mi sono preso per i risultati elettorali, sia pure amministrativi. Au revoir, arrivederci amici.